Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal corridoio del convento dei Cappuccini, lì in fondo la cella numero 1, anche la cella numero 5, ecco un corridoio che Padre Pio attraversava spesso. Qui per raccontarvi la tristezza dello stesso Padre Pio nel comunicare ad una sua figlia spirituale la dipartita di Don Orione. Scriveva Padre Pio: la dipartita di Don Orione mi ha riempito l'anima di tristezza, è una grande perdita per la Chiesa militante, preghi il Signore per noi e noi con i suffragi affrettiamogli la visione di Dio. Il fondatore della piccola opera della Divina Provvidenza non aveva mai incontrato Padre Pio, non si erano mai incontrati, però entrambi si conoscevano. Fu Gesù a parlare a Don Orione per rivelazione durante una celebrazione eucaristica di Padre Pio da Pietrelcina. Loro non si scrissero mai, ma continuamente c'erano tanti amici, figli spirituali che diventavano intermediari, diversi messaggi che si scambiavano. Infatti, sul fatto che loro non si scrissero mai, proprio in occasione della causa di beatificazione di Don Orione, venne chiamato il superiore provinciale della provincia religiosa di Sant'Angelo, padre Paolino da Casa Calenda, che scrisse: so con certezza che Don Orione non ha mai visto Padre Pio, però si conoscevano molto bene in spirito. Tra l'altro anche lo stesso padre Agostino da San Marco in Lamis assicurò: ho interrogato più volte Padre Pio, mi ha risposto che lettere direttamente scritte da Don Orione a Padre Pio o da questo scritte a Don Orione non ci sono mai state. Don Orione ha scritto a Padre Pio per terze persone, le quali poi hanno risposto a nome di Padre Pio. Certo è che queste due anime si conoscevano intimamente, anche se non si erano mai incontrate, e le loro relazioni erano note solo al Signore, scriveva padre Agostino da San Marco in Lamis. E qui ci piace, per ricordare la figura di Don Orione, ricordare tra i tanti episodi che biografi e testi hanno riportato, uno in particolare, la contessa Salviucci, che era la cognata del cardinale Siri. La contessa spesso raccontava un aneddoto che riguardava proprio Don Orione e Padre Pio. C'era un manovale che subì un grave incidente sul lavoro, era quasi in fin di vita, poi si riprese, ma ebbe dei problemi al braccio, quasi non lo poteva più muovere. Questo significava il venir meno del suo lavoro, che era fatto esclusivamente con la sua col suo fisico, quindi le braccia erano fondamentali. E si recò da Don Orione. Beh, Don Orione disse: beh, io non posso farti miracoli, non sono un santo. Anzi, c'è un santo e abita in Puglia, a San Giovanni Rotondo. Vai a nome mio, sicuramente lui ti ascolterà. Beh, quest'uomo scese a San Giovanni Rotondo, in questo luogo incontrò Padre Pio, che non aveva tempo di ascoltarlo, ma quando quest'uomo disse: mi manda Don Orione, Padre Pio si voltò, lo guardò, lo ascoltò e gli fece una benedizione sul suo braccio. E lui tornò da Don Orione totalmente guarito e poté ritornare a lavorare.